Un mezzo pesante che trasportava generi alimentari ha preso fuoco lungo il tratto aretino dell'Autosole al chilometro 347 tra Valdarno e Arezzo. Il conducente è rimasto illeso, ma le ripercussioni sul traffico sono state drammatiche. L'Italia è stata divisa in due per le operazioni di soccorso e spegnimento. È stato necessario chiudere il tratto in entrambe le direzioni di marcia. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si è prima ribaltato e poi ha preso fuoco. Il conducente è riuscito per fortuna ad uscire in autonomia. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi. In tutto 3 automezzi e 9 unità. Immediato anche il messaggio di Autostrade per l'Italia sul sito che indicava le uscite alternative, ma il traffico è rimasto congestionato per ore. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di società Autostrade.